noto, oggi cambiano le pagine come un po' i giornali, no? Perché? Perché costa meno. Se io ho un prodotto che mi parte alle 9 di sera e mi finisce a mezzanotte e 10 e mezzanotte e quarto, vuol dire che ho evitato di inserire un altro programma con altri costi e quindi spalmo i costi, perché la pubblicità si è ridotta parecchio, perché le industrie che stanno in crisi non investono più in pubblicità. E la televisione che non prende... Esatto, e quella televisione, anche la RAI non è che prende solo il canone, la RAI campa anche grazie alla pubblicità, soprattutto alla pubblicità, ma pensiamo alle emittenti locali e pensiamo alla televisione che sta sul digitale terrestre, su quei canali lì, scontano i costi. Internet invece ha un costo ridotto. Il problema di investire in qualità in internet è che, per esempio, la pubblicità in internet rende meno della pubblicità in una televisione. Anche se io ho fatto 1.700.000 telespettatori, la valutazione è che ancora conviene e costa ancora di più in televisione la pubblicità rispetto a quella che c'è. Veniamo alle ecomafie, questo è un neologismo così lanciato da Legambiente per indicare i reati connessi proprio all'ambiente, e tu sei uno di quei giornalisti che si sta battendo proprio contro le ecomafie. Allora vediamo che cos'è l'ecomafia. Ma è una cosa semplice. Noi abbiamo, quest'anno abbiamo avuto 111 miliardi di evasione fiscale, questi sono i dati resi pubblici l'altro giorno. In questo, diciamo, il 30% è l'industria, il sistema produttivo italiano, no? Che produce evasione. E quindi io, industria del centro-nord Italia, perché purtroppo in Abruzzo l'industria è, per fortuna, l'industria maggiore, oddio no, poi avete bussi, eccetera, però diciamo che nel sud non è che ci sta l'apparato industriale, quindi nel centro-nord. Questi signori, per risparmiare, perché se io oggi produco questo vestito, cioè i coloranti, eccetera, lo devo smaltire. Se devo portare a smaltire i coloranti nell'impianto autorizzato, l'impianto emette la fattura e io pago con la fattura che devo mettere in bilancio. Invece che faccio con un sistema di avvocati, affaristi, addirittura in Campania è partito anche con i sorgenti l'operazione, quindi di faccendieri, e trovo il meccanismo per cui affido questi rifiuti. Tu sai che ogni volta che esce un tir c'è una bolla di accompagnamento, faccio delle finte bolle di accompagnamento, per cui anche se per strada mi ferma la guardia di finanza o c'è il posto blocco dei carabinieri, io dico, faccio vedere questo, che sto portando il rifiuto nell'impianto X, e in realtà che faccio? Me ne dispo. E quindi nella parte terminale di questo processo uso l'elemento criminale classico, cioè quello che intimidisce, che è mafioso, che mette paura, eccetera. Questo è avvenuto, ma non solo in Campania, nella cosiddetta terra dei fuochi, per cui a un certo punto credo che per un periodo di tempo hanno fatto un calcolo di 110.000 tir sono transitati, perché per alcuni anni, per diversi anni, hanno interrato, fino ad oggi sono stati trovati più o meno 18-20 milioni di tonnellate, però la Guardia Forestale parla di 30 milioni di tonnellate di rifiuti industriali. Ora, ci sono alcuni rifiuti industriali che sono considerati nocivi, altri pericolosi, a prescindere dalle sigle, eccetera. Noi stiamo parlando di 30 milioni di tonnellate. Però nell'area di Brescia, nell'area veneta, in Lombardia e in Toscana ci sono tante terre dei fuochi,
Voi avete la discarica di bus, perché prima del famoso decreto Rom di sul fine degli anni 90 c'erano le discariche dove finivano i rifiuti solidi urbani. Però siccome il meccanismo era già chiaro, c'è stato il primo pentito che ha parlato sui rifiuti, ha detto al magistrato, dottore, per ogni tre camion di immondizia uno è oro, perché questi sono i parametri, diciamo. Per cui quelle discariche che dovevano prendere soltanto i rifiuti solidi urbani hanno detto di aver messo anche i camion con l'acne, con gli scarti dell'acne di centro, quindi tutti gli scarti industriali. Però io ho visto personalmente, ho visto la TAP, l'alta velocità, tra Padova e Venezia, sotto la massicciata del corpo forestale ha rinvenuto i fanghi industriali di Mantova. Quindi non è soltanto una questione, anzi, ha riguardato la Campania, le famose navi dei veleni che hanno affondato lungo le coste della Calabria. Parliamo di varie Alpi, del traffico di rifiuti, questa può essere una dei momenti, diciamo, dell'omicidio di quella della collega del TG3, Ilaria Alpi, in Somalia in questi anni. Quindi è l'ecomafia che sta assumendo sempre di più uno dei settori strategici delle mafie, accanto all'agroalimentare, l'ecomafia, diciamo, no? E quindi, diciamo, a parte i criminali camorristi che prendevano e imponevano ai contadini, eccetera, perché poi quando si costruivano le strade, accanto c'era la campagna, si scavava la terra per fare le strade e si metteva i rifiuti. Pensate soltanto che io ho visto in una delle zone, diciamo, c'è un pomodoro DOP, molto famoso, napoletano, che si chiama il Piesnolo, che sta sul Vesuvio, nasce, eccetera. Questa sotto una coltivazione di DOP, quindi di certificato, avevano fatto una discarica con i fusti tossici. Però tu per fare il pomodoro hai bisogno di 10 centimetri, 20 centimetri di terra, e quella terra era buona. Era buona, solo che giustamente per la legge italiana sopra le discariche non puoi coltivare. Ma questo è, perché il problema, diciamo, nel rapporto con la salute, è chiaro che se tu metti sottoterra e con gli anni il percolato, cioè il liquido di questi che arriva la pioggia, entra nel terreno, tocca il cadmio piuttosto che il piombo, poi va a finire nelle falde acquifere. E quindi poi ci sono i pozzi, e quindi c'è tutto il rischio è quello. Però c'è, se tu lasci in superficie l'amianto, non le lastrone di amianto, ma l'amianto in polvere, tu dopo 30 anni ti ammali di amianto, non è che ti ammali dopo un anno. Questa è la riprova. Se tu incendi copertoni, o incendi i tessuti, o i collanti, o il polistirolo, eccetera, eccetera, il fumo nero lo respiri ed è diossina. Questo è l'ecomafia. Ogni tre camion, uno è oro. Hanno fatto milioni e milioni. Gli industriali che hanno risparmiato. Hanno risparmiato perché se io ti devo portare il rifiuto in un impianto autorizzato, a parte la parcella, c'è un costo, 100. Se io lo do al camorrista, glielo do a 50, pago 50, è inutile pagare. E quindi ci guadagna doppiamente. E naturalmente dietro questi traffici abbiamo detto che ci sono le diverse mafie, ma ultimamente la mafia mi sembra stia un po' in silenzio e quasi scende l'attenzione verso il fenomeno criminale, perché è finita l'epoca dello stragismo, che era stata la strategia, ecco, ideata da Totò Riina e dagli altri boss
di Cosa Nostra. E adesso la mafia fa più affari probabilmente proprio perché è coperta da questo silenzio, da questa attenzione che scende. Tu che ne pensi? No, proprio ora, mentre venivo in macchina, la sesta commissione del CSM ha fatto una relazione sulla situazione in Puglia, nell'area foggiana, ed è drammatica. Tu oggi, diciamo, la solita politica, perlomeno l'opinione pubblica, per opinione pubblica intendo quella che abita sul lago di Como, perché quella che abita a Napoli o quella che abita a Reggio Calabria o in Sicilia sa che quello che avviene realmente, e ha la sensazione che non succeda più nulla. Intanto ogni mese viene sciolto più o meno un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Cioè, noi stiamo parlando, credo che già dal 2017 5 o 6 sono già stati sciolti diversi consigli comunali. Quindi quello è il primo segnale che non è. Poi ci sono in determinate aree. Noi, vi ricordate ad agosto il duplice omicidio nelle campagne di San Marco e Lanis, sul Gargano, dove è stato ucciso un boss con il guardaspalle e due contadini che si trovavano, pure questo è capovolgiato, si trovavano nel posto giusto perché era la loro terra, e gli altri che non si trovavano nel posto, che stavano nel posto sbagliato, voglio dire, no? E quindi c'hai questa situazione lì, hai le estorsioni che sono tornate, e molto molto forti cose, e hai una mafia, tu hai la sensazione che non sia più pericolosa perché non uccide più il magistrato, il poliziotto, o non mette più la bomba. Tu mi parlavi della mafia stragista, ma sul territorio c'è, e soprattutto ha pagato parzialmente, ha pagato in questo momento, ma in questo momento quando vedete aprire un negozio, un'attività commerciale, vuol dire che c'è riciclaggio. Oggi un piccolo commerciante, un piccolo imprenditore che va in banca e chiede soldi, la banca non glieli dà, per non parlare dei giovani che oggi lavorano, portano pure il contratto di lavoro, ma la banca per comprare la casa al giovane non glielo dà. Oggi, se vediamo questo, è perché c'è il riciclaggio, perché le mafie continuano a fare soldi, tanti soldi, a parte l'azzardo, il gioco d'azzardo, ma c'è l'agroalimentare, che è uno dei settori. Per agroalimentare dobbiamo pensare pure alla qualità del prodotto, dobbiamo pensare alla ristorazione, questo grande business che c'è oggi, sul quale ai mercati, ortofrutticoli, eccetera. Oggi le inchieste più interessanti sono quelle che cercano di seguire i flussi finanziari che vanno sempre, lasciano l'Italia, stanno in quelli che una volta erano i paesi dell'est europeo, la Romania, questi paesi qui, dove si sono insediati investimenti legali, diciamo, della cosa. Però sappiamo bene che il traffico di droghe in Europa è controllato dall''Ndrangheta. Sappiamo bene l'apporto dell''Ndrangheta, sappiamo bene gli appalti, sappiamo bene che oggi con la corruzione, quindi parliamo degli appalti, non c'è più neanche bisogno che il mafioso, il camorrista va con la pistola, perché già trova l'humus, la disponibilità del politico. Ma non dobbiamo pensare soltanto al politico, dobbiamo pensare anche a quella, si chiamano i ceti professionali, io dico che la borghesia morale, no? Che oggi fa gli affari con signori criminali. Ci sono delle inchieste a Napoli, c'è un'inchiesta che ha riguardato architetti,
fanno i progetti per l'impresa criminale. Quindi dobbiamo pensare che è ancora molto forte, se molto radicata. Dobbiamo riflettere perché noi abbiamo questo fenomeno da 200 anni. Questo fenomeno nasce prima dell'Italia, del paese Italia, dell'unità Italia, e continua a esserci. Certo, cambia pelle, si modernizza, sta più avanti anche spesso, ma c'è perché si continua a relazionarsi con il potere. Soprattutto esce dai confini dei suoi insediamenti storici la mafia, quello è ancora più preoccupante, perché oggi inchieste di mafia le troviamo pure in Lombardia, le troviamo pure in regioni lontanissime da Palermo e da Reggio Calabria. Certo, la mafia va dove c'è ricchezza, cioè la mafia prende la ricchezza e non la distribuisce, quindi non porta mai sviluppo sul territorio, se non per la famiglia, per la cosca, per cui c'è il killer che deve prendere, credo, 1500 euro al mese, quello che si occupa della droga, cioè hanno gli stipendi, eccetera, ma chi si arricchisce, ed è una ricchezza molto misera, se andiamo a vedere le fotografie di queste case, di queste ville dei mafiosi, di una volgarità unica, proprio una miseria unica. Per loro avere la jacuzzi è il top. E poi la cosa che quando entri, a me è capitato spesso di entrare in queste case, c'è sempre il leopardo, cioè queste simbologie, o la tigre, le peluche, eccetera, eccetera. Quindi loro prendono per loro, ma non distribuiscono la ricchezza. Questo è un punto, secondo me, centrale. E quindi dov'è la ricchezza? Nel nord del paese, nel centro del paese. Ora, senza andare dietro coi tempi, perché c'è stato un periodo che si mettevano i mafiosi quando non venivano arrestati o quando finivano la detenzione, li si portava al confino e quindi li si sradicava. Li hanno sradicati, si sono insediati. Oggi non è più l'infiltrazione, oggi c'è l'insediamento. E l'Emilia Romagna è estremamente interessante, c'è un processo con 200 imputati. Il famoso comune di Brescello, noi che abbiamo amato Don Camillo e Peppone, è sciolto per mafia. Bordighera è stato uno dei primi comuni a essere sciolti per mafia. Il procuratore capo di Torino, Bruno Caccia, ammazzato nel 1983 a Torino, è stato ucciso dalla 'Ndrangheta. E qui c'è stata una sottovalutazione. E non è neanche vero che al nord non ammazzava. Non ce ne siamo accorti perché non ammazzava. Non è così, perché in Brianza, nella cintura milanese, gli omicidi di mafia ci sono stati. E perché, siccome non vengono uccise le persone, tra virgolette, innocenti, come capita purtroppo in Calabria, in Campania, noi abbiamo un elenco di vittime innocenti impressionante. È stata ed è una guerra civile per noi questa. Muoiono bambini. Vi ricordate il bambinetto in Calabria che era arrestato un'estate fa? Noi a Napoli abbiamo un elenco di vittime innocenti che fa paura, perché questi sparano per strada e colpiscono anche i passanti. E allora, siccome al nord questo livello non si avverte il pericolo, no? L'insicurezza oggi al nord, sì, certo, ci sono le rapine, ci sono tutta una serie di altri predatori, però come al solito, se andiamo a vedere poi le statistiche, sono in calo. Poi però la percezione è diversa, perché i media amplificano, perché alcune forze politiche fanno campagna elettorale, allora si ha una insicurezza totale che preoccupa, però non è che è data dalla locale della 'Ndrangheta o dal clan della Camorra.
passati, cioè sono sempre stati clan, anche quando a Napoli il contrabbando di sigarette non era gestito dalla camorra, quindi vediamo il periodo dopoguerra con gli americani che portano le sigarette in quegli anni lì, e beh, si passava per Milano per i grandi acquisti di sigarette che ti venivano dalla Svizzera oppure che ti venivano dagli altri paesi via mare con i motoscafi blu, eccetera. Quindi ci sono sempre state. Oggi quelle erano infiltrazioni, diciamo. Oggi c'è proprio, ci sono insediamenti. Se è vero che la mafia preferisce insediarsi in zone che, giustamente come tu hai sottolineato, ricche e dove l'economia è ancora fiorente, è vero pure che in zone come la nostra, che sicuramente non è ricca né fiorente, c'è sempre il timore di infiltrazioni mafiose. Se ne è parlato in vari rapporti anche delle procure della Repubblica di questa città e anche di altre città dell'Abruzzo interno, e abbiamo la presenza quindi di un supercarcere che accoglie con i suoi detenuti boss eccellenti delle varie mafie. Tu pensi che questo possa essere comunque un rischio a cui si espone questa zona? Il rischio sempre c'è. Io qui vedrei più il rischio, diciamo, della politica corrotta, come, e se c'è la politica corrotta poi ci può stare l'imprenditore mafioso, no? E io ho visto che c'era un dato estremamente interessante, e poi sulle società nel nord Italia, cioè sulle imprese industriali, dove c'è una componente di soggetti con precedenti penali che è enorme, quindi quello è il rischio. Qui non è chiaro che dov'è che può venire a prendere soldi? Nel traffico dei rifiuti, nell'interramento. Sai, anche in Campania si era sempre detto le province di Caserta e Napoli, poi si sono trovate discariche però anche a Benevento e Avellino. Basta poco, basta un'escavatrice, ti lavora una notte e ti risolve, ti lavora due notte e ti risolve ancora di più. Non è che devono interrare in modo perfetto, sì, devono mettere poi la terra sopra, ma sono tempi rapidissimi dove tu, e quindi qui serve la sentinella, il cittadino, no? Se non c'è l'elemento con la pistola, io quando sono andato giù, quando ho fatto le prime inchieste, ma io ero da solo, quando ti vedi il fucile puntato, è chiaro che stai zitto. Se poi non ti fidi dello Stato, è ovvio, perché poi abbiamo scoperto di infedeli, tra virgolette, eccetera, eccetera. Quindi io credo che il problema oggi che non è alternativo, è sempre sull'elemento della corruzione che è molto a rischio, perché ti porta di conseguenza. Quindi se c'è l'elemento della corruzione, però sai, noi abbiamo visto le inchieste anche al nord, il Mose, anche il coso di Milano, e beh, lì ci sono le indagini sulle infiltrazioni sulle grandi opere, lì che c'è il rischio. I clan Casalesi, Zagaria, grande impresa del cemento, i subappalti, cioè loro sanno lavorare, non è che sono, ti mettono la sabbia invece del cemento. E quindi è il meccanismo per cui prendi l'appalto, è il basso, però sono le imprese. Quante, prendiamo il terremoto del centro Italia, no? E beh, noi l'abbiamo avuto le inchieste dove hanno tentato di entrarci, ci sono entrati nelle varie ricostruzioni. Tu non devi pensare al picciotto con la coppola che viene qui, devi pensare all'impresa. L'estate scorsa è stata un'estate di fuoco anche nella nostra zona, con l'incendio del Borrone. C'è il timore e il sospetto che proprio anche dietro quel caso si possano celare organizzazioni criminali. Eh,
Se non sei mitomane e pazzo sei un criminale, quindi ci sta un'associazione. Poi, sai, su questo io dico sempre, ci sono indagini, e se ci sono indagini aspettiamo la conclusione delle indagini. Ma la combustione ci può essere, però quando i principi di incendio sono sparsi, vuol dire che sono stati, e quindi si è sempre parlato, alcuni piromani, tra virgolette, erano anche volontari forestali, non i forestali carabinieri, i forestali cosa. Però è chiaro che ci sono delle convenienze alle organizzazioni criminali, per le organizzazioni criminali. Sai, poi vai a capire quali possono essere dall'edificazione al controllo del territorio, all'uso che si può fare di quel segmento di territorio per mettere discariche, per fare discariche, eccetera, per cui sicuramente c'è dietro, ma non c'è sicuramente un grande vecchio, io su questo ho dei dubbi, però delle convenienze criminali nel momento in cui togliamo da parte la malattia di testa, c'è sempre l'eco dietro, l'ecomafia dietro. Devi capire, può essere anche il controllo di quel bosco da parte di, e quella è un'attività criminale. Tu non devi pensare sempre al mafioso, al camorrista, lo stereotipo. A proposito di dati di cui parlavamo prima, ci sono dei dati di Legambiente che ci dicono che da quando è in vigore la legge che punisce i reati sono diminuiti questi fenomeni, stanno diminuendo. Ci sono reati ambientali per 25.889 casi nel 2016 e con una discesa, con un decremento del 32% nel corso del 2017. Tu però mi è sembrato che non dai molto credito. No, non è che non do molto credito. Io un mese fa sono andato a Casal di Principe e qualche giorno prima i forestali sono andati e hanno preso in flagranza di reato il cugino di Zaccaria che stava facendo una discarica. Perché è venuto a saperla il corpo forestale? Perché il vicino, il proprietario terriero vicino a quella terra, a Castel Volturno, ha chiamato una giornalista locale dicendo: guarda che qua stanno facendo una discarica, stanno interrando dei rifiuti tossici. La giornalista giustamente ha chiamato i carabinieri, è andata sul posto e c'era il cugino di Zaccaria sul trattore che stava scavando. Legambiente, di cui io sono un grande fan, eccetera, eccetera, nel famoso rapporto del 2004 sulle ecomafie, la terra dei fuochi, in base alle risultanze delle indagini della magistratura che c'erano state fino all'epoca, aveva quantificato in 10 milioni di tonnellate i rifiuti interrati tra Napoli e Caserta. E dopodiché ci sono stati altri pentiti che hanno fatto trovare altre discariche e oggi il corpo forestale dei carabinieri ipotizza 30 milioni, hai capito? Quindi attenzione, però vi volevo, siccome amo certe volte la precisione, ho recuperato quel concetto di mafiosi nelle imprese. Il 9% delle imprese lombarde ha avuto al proprio interno amministratori che sono stati segnalati per reati tipici della criminalità organizzata, il 7% ha avuto soggetti non amministratori, quindi sindaci, soci, manager, segnalati, un ulteriore 22% ha avuto amministratori, sindaci, manager e soci segnalati per altri reati. In totale, il 16% delle società campione, quindi su 16.300 aziende lombarde per un totale di 108.000 osservazioni, ha avuto ai vertici soggetti segnalati per mafia, il 16%, il 38% per reati in generale, solo il 62% non include alcun individuo segnalato. Abbiamo capito? Siccome
come ci abbiamo a conclusione di questo incontro, volevo chiedere se c'era qualcuno tra il pubblico che volesse rivolgere qualche domanda a Sandro Ruoto. Mi piacerebbe se ci fosse qualche domanda, insomma, dal pubblico. Per 30 anni, tu vieni dall'esperienza della RAI, ma vieni da un'esperienza della RAI quando la RAI era la RAI, Gio Marazzo, che ci insegnava tantissimo. Dopo un Gio Marazzo il vuoto, al di là di qualche piccolo cenno duro come le trasmissioni di Santoro, Conte e altri, adesso c'è rimasto poco e niente. Qui parlava della stampa, diciamo, minore che fa notizia perché è poco protetta. Ma il problema secondo me non è soltanto questo qua, che la stampa minoritaria è poco protetta perché si espone tanto, è perché non è protetta da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista legale, da tutti i punti di vista. Sì, sì, l'ha detto, io ho detto una riflessione, sono d'accordissimo con te. Una domanda che vorrei farti è questo. È questa. Oggi come oggi, dove c'è un giornalismo d'inchiesta che tu dicevi prima, che diciamo è aumentato un poco, però in questo momento di giornalismo d'inchiesta c'è un retrocedere della democrazia di rete, che lo chiamo, nel senso che c'è una poca partecipazione su certe questioni e molta partecipazione su altre cose. Questo dubbio qua, tu come lo poni? Beh, intanto fammi un attimo dire che non è che dopo Marrazzo non c'è stato più nulla in Rai, perché negli anni in cui c'era Samarcanda c'era Mixer, c'era Milano Italia, cioè poi è arrivata la Campanelli, cioè c'è un giornalismo d'inchiesta. Io non voglio fare il difensore d'ufficio, però è anche Mediaset ha espresso giornalismo d'inchiesta investigativo di livello, quindi senza dire questo. Ma il problema, sai, è molto complesso, perché io per esempio, che sto molto in giro, sia per lavoro che per incontri sui temi della legalità, dell'immigrazione, della guerra, eccetera, eccetera, in realtà è a macchia di leopardo. Cioè sui territori, io ora sto molto amando l'esperienza che c'è nella mia città di origine, io vivo a Roma, non sono napoletano, nel senso che c'è invece una democrazia di base che è molto interessante. Cioè il tema, dico, dei rifiuti. Allora, prendiamo il movimento 2013, senza che ne parlasse la stampa, la cosa, sempre su questi media, eccetera, si sviluppa, c'è una manifestazione di 100.000 persone sul tema della terra dei fuochi, arrivate dalla provincia, che poi si sono organizzate in comitati, eccetera, poi se hanno risultati o meno, e quindi questo dipende, però dipende molto. Anche c'è un'induzione nella pancia del paese, cioè ci sono dei temi che si avvertono nella pancia, però io fomento la pancia, quindi può essere, guardate, attenzione, perché i media, sai, quando tu ogni giorno apri un telegiornale, è vero, il telegiornale oggi, però il telegiornale fa opinione, eh? Allora non pensiamo al TG1 o al Canale 5, pensiamo anche a quello che c'è dietro, che oggi mi fa alle 13 mi fa 700.000 ascoltatori, cioè insomma che milioni di persone se vengono tempestate, no? Dal politico che ama farsi selfie, c'è anche quel linguaggio che si usa oggi nella politica, no? Prendete anche ora questa storia di Asia Argento, eccetera.
si crea tutto questo clima di rancore, eccetera. È chiaro che può sembrare un arretramento, però poi vai in altre aree, vai nelle scuole, vai incontri e cose, c'hai dei momenti molto belli e molto forti anche di risposte ai problemi che si sollevano sui territori. Vi faccio l'esempio per non essere ideologico. Quartiere Sanità, dove 2 anni fa viene ucciso quel ragazzo innocente, le mamme, i preti, il movimento del quartiere della Sanità non è che chiedeva la luna, chiedeva la videosorveglianza, e le mamme volevano le scuole aperte il pomeriggio per togliere i ragazzini. Poi è chiaro che serve lavoro, ma là possiamo parlarne per un'altra puntata, diciamo, un incontro. Però per dirvi che spesso i territori, anche se non fanno notizia, sono notizia, cioè fanno, no, non sono notizie, ma producono fatti che, di cambiamento, diciamo. Non è che sono lì. Oggi, certo, la crisi ti rinchiude, no? Abbiamo avuto il periodo drammatico dei suicidi con Equitalia, eccetera, eccetera, dei commercianti, degli imprenditori. Però io avverto in alcune aree del paese invece una voglia di rispondere, dello stare insieme, già lo stare insieme, già qui, stare insieme, parlare di alcune cose insieme, già una risposta. Quindi non devi vedere tutto il negativo sempre. C'è qualche altra domanda? No? Io ringrazio. Sì. Sì, prego, prego. No, secondo lei, dottor Ri, signor Ri, mi farà un carcere o uscirà? No, no, resterà in carcere perché è condannato al carcere, se ha problemi, ma lui è, credo che sia rientrato in carcere, ma è stato ricoverato, nei giorni è stato ricoverato nell'ospedale di Parma in un reparto per detenuti, però stava in una struttura ospedaliera. I pendii sono attendibili, i pendii, perché infatti Valerio, questo di Valerio è stato condannato a 10 anni che poi si è assolto, secondo lei. I pendii sono attendibili. Lei si riferisce a Contrada? A Contrada. Non è stato assolto. No. È diverso, cioè per, non doveva essere, cioè il reato l'ha fatto, ma non doveva beccarsi, non è che è uscito assolto per non aver commesso le cose, siccome in quel periodo non c'era quel tipo di associazione che poi è arrivata dopo, diciamo, per legge, allora non doveva, però non è che è stato ritenuto innocente. Io ringrazio quindi Sandro Romo, ringrazio questo tempo, ringrazio tutti voi che ci ha fatto la generazione, come giustamente ha sottolineato Sandro Romo, anche questo è un momento di socialità molto importante. Grazie.